Perché in Europa le nuove forme di organizzazione e gli stessi comportamenti politici dei movimenti sociali, giovanili, territoriali e ambientali sono sempre più distanti dai tradizionali partiti della sinistra? Oggi siamo alla chiusura definitiva di un ciclo politico che è stato dominato dai partiti della sinistra riformista e che in questo periodo hanno operato una lunga e complessa revisione teorica e politica, al punto di abbandonare qualsiasi prospettiva di classe, per poi diventare partiti che non solo difendono il potere, ma che lo cogestiscono. Oggi gli esempi classici dei partiti cosiddetti di sinistra, che sono il potere della borghesia transnazionale, della repressione sociale, della guerra, della finanza e che hanno legittimato tutti i programmi liberisti del Fondo Monetario Internazionale, della Banca Europea, la BCE, della Commissione Europea, sono rappresentati dal Partito Socialista di Hollande, dalla SPD, la socialdemocrazia tedesca, fedele alleata di Angela Merkel, e dal Partito Democratico di Matteo Renzi. Penso che, salvo alcune eccezioni, lo stesso in parte politicamente criticabili, la cosiddetta sinistra europea formata dai partiti riformisti e revisionisti è praticamente finita, perché si tratta di una sinistra che, oltre ad avere condiviso per un certo tempo l'idea dell'eurocomunismo, ha accettato la logica dell'eurocentrismo, che è un approccio completamente in antitesi con tutto quello che la sinistra ha rappresentato in un purtroppo ormai lontano passato. Infatti, l'eurocentrismo, anche se praticato da chi si dice di sinistra, resta sempre un moderno strumento di neocolonialismo con il quale si dettano i tempi e i modi della politica imperialista, per poi imporre alla sinistra dell'America Latina, del continente africano, di quello asiatico, comportamenti e scadenze che non si distanziano dalle politiche del neoliberismo e dai programmi della Troica. In questo mondo di crisi globalizzata, i nuovi gruppi sociali si rifiutano di interagire o di subordinarsi ai partiti tradizionali della sinistra riformista. Ciò prelude anche la formazione di nuove forme di lotta e di un nuovo internazionalismo. Innanzitutto, a fronte di questa crisi, troviamo la scelta strategica di una grande parte della sinistra europea, che si immedesima nel cosiddetto social liberismo per diventare un partito, partiti di cogestione e di potere delle borghesie transnazionali in difesa del sistema capitalista. Per questo vorrei ricordare che l'euro non fu imposto da Berlusconi, ma dai Prodi, dai D'Alema, prima democratici di sinistra e poi del Partito Democratico. La nefasta legislazione dei trattati dell'Unione Europea fu introdotta come un elemento vincente da Prodi, all'epoca presidente fondatore del Partito Democratico, da Jospin, segretario del Partito Socialista Francese, da Tony Blair, padrone incontrastato del New Labour Party inglese, cioè dai rappresentanti dei partiti che all'epoca erano le forze compatibili con il sistema di potere capitalista, ma anche con maggior consenso sociale. Per questo i governi cosiddetti di centrosinistra, che oggi guidano le sorti della nuova Europa patronale, esercitano una forte leadership per contrastare l'affermazione dei nuovi gruppi e movimenti sociali e le lotte operaie e proletarie. Proprio a partire dal conflitto espresso dal nuovo blocco sociale antisistemico, mi piacerebbe parlare di internazionalismo di classe, di internazionalismo proletario e non di internazionalismo comunista, perché, e lo dico col dolore di un marxista, oggi i partiti comunisti sono nella stragrande maggioranza estremamente arretrati sul terreno politico e dell'interpretazione rivoluzionaria del conflitto capitale-lavoro sul piano internazionale. Infatti le nuove forze sociali, i movimenti di base, i sindacati conflittuali di classe, in termini antisistema ed anticapitalista, superano nell'analisi, nella capacità di lotta, anche sui terreni politici di contropotere, tentennamenti, arrendevolezza di molti partiti e organizzazioni che continuano a definirsi di impostazione comunista. Per cui noi dobbiamo dare molta attenzione alle nuove determinazioni del conflitto di classe, poiché in funzione della crisi sistemica e per effetto della globalizzazione neoliberista,
si stanno definendo nuovi blocchi sociali che esprimono forme di organizzazione di classe con alti livelli di conflittualità antiimperialista ed anticapitalista. Ha ancora senso parlare di classe operaia? La classe operaia non scompare, ma si sposta, si delocalizza insieme alla produzione industriale e segue gli effetti della divisione internazionale del lavoro, per poi occupare nuove aree geografiche. Chiaro che l'Europa e gli Stati Uniti, che sono il centro del capitalismo maturo, per cercare di supplire l'assenza di alti tassi di profitto e quindi di arginare la caduta tendenziale del saggio di profitto, praticano la deindustrializzazione delle grandi aree di concentrazione capitalista, moltiplicano l'efficienza del terziario e del cosiddetto quaternario, subordinano l'economia reale allo sviluppo speculativo dei servizi finanziari, che realizzano rendita e non plusvalore. In questo modo oggi stanno indebolendo l'economia reale materiale, cioè quei settori in aree locali, semiperiferiche molto ampie, dove la classe operaia ha ancora un ruolo centrale. Nel nostro linguaggio politico tradizionale, quando si parla di operai, si intende la forza lavoro delle fabbriche fordiste, che attualmente riuniscono con figure in parte diversificate nel pianeta oltre 1 miliardo di lavoratori, cui si devono sommare 1,5 miliardi di contadini, che tuttora contribuiscono all'estrazione di plusvalore nel mondo intero. Per cui dobbiamo riconoscere che c'è una nuova ricomposizione nel mondo del lavoro e del blocco sociale, che crea ampi ambiti di proletariato, sempre sfruttato, anche fuori dalla fabbrica industriale di tipo fordista. Cioè una classe operaia in senso largo, come classe del lavoro e dello sfruttamento capitalista. È su questo che i movimenti di base e i sindacati antagonisti anticapitalisti, come quelli prioritariamente affiliati alla Federazione Sindacale Mondiale, si stanno organizzando nelle nuove forme del conflitto capitale-lavoro. Infatti chi lavora 8 o 10 ore davanti ai computer dei call center o dei servizi informatici o della finanza, del credito, dei servizi alle imprese industriali, è un lavoratore sfruttato tanto quanto l'operaio della Fiat o dell'Ilva. Oggi l'immensa diversificazione elettronica, tecnologica, informatica della produzione industriale e del terziario avanzato ha creato nuove categorie di lavoratori che producono più valore assoluto e relativo, diversificato, e sono super sfruttati. Per questo rappresentano la nuova classe operaia. Perché i movimenti creati contro la guerra e contro le ingiustizie sociali si rivelano instabili e a volte eccessivamente spontaneisti, con respiro corto, a differenza dei movimenti sindacali classisti che danno molta importanza all'organizzazione e alla continuità delle lotte? Oggi, come da decenni, si creano e si superano molti movimenti sociali più o meno antagonisti, dal no alla TAV a quelli dei beni comuni, a quelli contro la guerra. All'inizio degli anni 2000 i movimenti contro la globalizzazione hanno avuto il loro momento di splendore con il forum di Porto Alegre. Dalla stessa parte, ma con visione organizzata e fare orientato strategicamente, c'è il movimento internazionale organizzato della nuova conflittualità sindacale. Organizzazioni che resistono con maggiore efficacia e sul lungo periodo non solo per avere delle solide strutture di massa, ma perché fanno riferimento forte e articolato alle organizzazioni della classe lavoratrice. In Italia i nuovi sindacati conflittuali convergono nell'Unione Sindacale di Base, che è affiliata alla Federazione Sindacale Mondiale, per questo porta delle lotte possibili anche qui da noi, saperle sfruttare quindi su un terreno di lungo periodo. Ecco chi sono le reali organizzazioni sindacali dell'antagonismo anticapitalista, la cui parte più organizzata e consolidata, espressa dalla complessiva e organica sempre più forte Federazione Sindacale Mondiale e da chi ne fa comunque riferimento, in cui i sindacati nazionali aderenti esprimono il massimo del conflitto di classe strutturato a livello internazionale, incrociano la vecchia classe operaia e contadina con quelle che oggi sono le nuove figure sociali del mondo del lavoro e del lavoro negato, che si danno continuità e progettualità strategica nella concezione alta, nella costruzione dell'organizzazione di classe. Per questo motivo i movimenti sociali dovrebbero almeno cercare di definire una strategia per realizzare delle lotte rivendicative anche tattiche,
che si pongano sull'orizzonte organizzato e non spontaneista e situazionista, dell'antiimperialismo, dell'anticapitalismo, del superamento di questa società, dello sfruttamento dell'uomo sull'uomo, dell'uomo sulla natura. Oggi si può rifondare il Partito Comunista o comunque un soggetto politico capace di operare un cambiamento sistemico radicale senza ricorrere alla teoria politica di Gramsci, affidandosi quindi appena ai sondaggi e alle previsioni dei maghi del marketing elettorale? I concetti gramsciani della filosofia della prassi sono attuali, di assoluta importanza, e non possono essere cambiati come si utilizzasse un logotipo o un manifesto elettorale. La difficoltà di rifondare oggi un partito comunista non è tecnica, ma è politica. Bisogna capire che il vero problema è che il partito è un divenire storico, una costruzione storica che già da oggi si identifica informalmente in un soggetto politico rivoluzionario internazionale. Non è una dichiarazione di intenti, non si costruisce per decreto. Il Partito Comunista è un divenire storico che si sviluppa nel divenire dell'organizzazione comunista, nell'organizzazione prima di classe e poi comunista, compiuta dopo per farsi partito. Partire quindi dalla pratica per lo sfruttamento, di costruzione dell'egemonia, capire qual è il blocco storico di contesto e per quale processo di egemonia politica nella società per la transizione bisogna percorrere. Quindi poter interagire per organizzare la resistenza, per sviluppare la nuova cultura egemonica, non solo per il governo della società, ma per la presa e la gestione del potere di classe. Per questo oggi, qui ed ora, dobbiamo individuare le organizzazioni che rappresentano l'espressione di classe e essere in grado di saper dialogare con le masse degli sfruttati per saper incontrare una giusta collocazione nei processi di autodeterminazione popolare. In Italia, come pure in Europa, dove questi concetti gramsciani sono stati cestinati, mentre in America Latina sono sempre più vivi. Infatti, le dinamiche dei paesi dell'alfa hanno attualizzato la problematica della possibilità di costruire con le masse la rottura politica, il processo di emancipazione e di autodeterminazione dei popoli per la transizione al socialismo.